Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Ragazzi, allora, secondo me questo episodio di Magico di Nozzi, oggi vi andrò a dire i gironi di Champions League, di Europa League e di Conference League, ragazzi. Ok ragazzi, iniziamo. Da quelli di Champions League. Ok ragazzi. Allora. Al primo posto del nel gruppo A, al primo posto c'è il Napoli con 15 e al secondo il Liverpool con 15, ragazzi, che andranno agli ottavi. Poi ragazzi, al terzo posto colleghi è retrocessa in Europa League e è la Ajax con 6 punti. E poi al quarto posto il Rangers con 0 punti. Poi, ragazzi, nel gruppo B, ragazzi, a vincere al primo posto il Porto con 12. Poi ragazzi, al secondo c'è il Club Brugge con 11. Al terzo, quello che è retrocesso in Europa League è il Bayer Leverkusen con 5 punti. Per quello che è strano ma vero, l'Atletico Madrid fuori ai gironi con 5 punti anche lì. Poi ragazzi, andiamo nel gruppo C. A passa come prima, lui nel gruppo C, ragazzi. A passa come con il punteggio massimo. Il Bayern Monaco con 18 punti. Poi ragazzi, al secondo posto, una squadra di Milano. No, il Milan, ma l'Inter, che è quella là, ragazzi, quella là. L'Inter FC Nazionale Milano, 1908, ragazzi, Inter. Con 10 punti, ragazzi, con 10 punti. Qui, ragazzi. Però ragazzi, la Colì è stato dato dall'Inter, ragazzi, il Barcellona in retrocessa in ragazzi, Europa League. Qui ragazzi, poi colleghi è stata mandata di nuovo al suo paese, il Vittorio Plaza con 0 punti, la seconda peggiore difensa di te. Poi nel gruppo D, a vincere è stato il Tottenham di Antonio Conte, ragazzi. Spero di si dà, ragazzi, ai quarti o anche più avanti. Poi al secondo posto l'Eintracht Francoforte. Con 10 punti. Però il terzo AS Sparta a scendere di categoria è lo Sport di Lisbona con 6 punti. La collega è andata a casa in Marsiglia con 6 punti. Anzi, nel gruppo E, al primo posto il Chelsea, no il Milan, il Chelsea, ragazzi, con 10 punti. Poi al secondo posto il Milan con 10 e al terzo posto quello che scende di categoria è il Salisburgo con 6 punti. Poi ragazzi, quello che stava andando a casa, è andata a casa, è la Dinamo Zagreb con 4 punti. Ragazzi, nel gruppo F, a primo posto il Real Madrid, spero di non scriverla più, con 13 punti, e poi al secondo posto il Lipsia con 12, e quello che stava scendere di categoria, lo Shakhtar Donetsk con 6 punti. Non costa un giorno di niente, anche il Real Madrid, ragazzi.
Quindi si sono risicati di nuovo con lo scossaggio. Passati al secondo posto, al quarto posto, ragazzi, c'è il Celtic con 2 punti. Passato da Parigi. Secondo con il Real Madrid e il Latanoso. Nel gruppo G, il primo è Manchester City con 14, il secondo è Borussia Dortmund con 9, al terzo posto il Siviglia ragazzi, con 5 punti e al quarto il Copenaghen con 3 punti. Ragazzi, nel gruppo H, il Benfica con 14 ragazzi e il PSG con 14 ragazzi. Hanno la stessa differenza regina uguale. Però attenzione ragazzi, il Benfica è passato come prima perché ragazzi ha la differenza reti più alta in trasferto. Perché ragazzi, ragazzi con la vittoria con il Maccabi Haifa con 6-1 ragazzi, al terzo posto ragazzi a passa con solo 3 scende con solo 3 punti, solo 5-4, beh. La Juventus con 3. La Juventus scende in Europa dei calci. Strano, ma vero. Ma a quarto posto, ragazzi, il Maccabi Haifa con 3 punti anche. Manda da casa. Oh, ragazzi, l'Europa League, ragazzi. Nel gruppo A, il prima Arsenal, la seconda il PSV, anche le seconde ragazzi andano ai sedicesimi e le prime agli ottavi, detenendo gli ottavi ragazzi, e le seconde andranno a sfidare le terze che sono scese dalla Europa League. Dalla Champions League. Ma si la prega la terza il Bodo Kling. Quarta lo Zurigo con 3 punti. Guardate il gruppo B. Prima Feyenoord con 12 punti. La seconda il Rangers con 12. La terza il l'Arcana con 5 e la quarta la Dinamo Kiev con 1 punto. Strano. Poi ragazzi, il gruppo C, prima Real Betis con 16, la seconda la Roma di Giuseppe Mourinho con 10 punti, la terza con il Ludogorets con 7. Poi l'ultima Duel Shiki con 1 punto. Poi nel gruppo D, il l'Union Station di Lois con 13 punti, al secondo l'Union Berlino con 12, al terzo lo Sporting Praga con 10 punti, al quarto posto il Malmo con 0 punti. Poi al terzo posto, sì, nel gruppo E, al primo posto il Real Betis con 15 punti, al secondo posto il Manchester United con 15 punti, al terzo lo Sheriff con 6 punti, al quarto posto lo Omania con 0 punti. Però nel gruppo F, al primo, ragazzi, non lo so. Questo ragazzi, ora che sto per mostrare, era il girone dopo 5 giornate. Era questo ragazzi, il girone. Alla quinta giornata. Va bene così. Primo posto ragazzi, quarta squadra 8! Ragazzi, la prima ragazza è passata il Feyenoord, secondo il Midland, al terzo posto la Lazio ragazzi, perché a quarto posto la Sturm Graz,
Nel gruppo G, al primo Feyenoord, il Friburgo con 14, al secondo il Nantes con 9, al terzo posto il Qarabağ con 8 e al quarto l'Olympiakos con 2 punti. Ragazzi, nel gruppo H il Ferencváros con 10, al secondo il Monaco con 10 punti e al terzo il Trabzonspor con 9 e al quarto la Stella Rossa con 6 punti. Te che ho? Passi, ora andiamo in Conference League. Ragazzi, nel gruppo A il Beşiktaş con 13, al secondo la Fiorentina, ragazzi, di italiano con 13, al secondo il Midtjylland con 6 e al quarto il Regas. Andrà la seconda, andrà a sfidare la terza della Europa League. Poi ragazzi, al secondo, a quarto posto il Regas con 2 punti. Quasi, nel gruppo B il West Ham con 15, al secondo l'Anderlecht con 8, al terzo il Silkeborg con 6 e al quarto posto il FCSB con 2 punti. Quasi, nel gruppo C il primo Villarreal con 13, al secondo il Lech Poznan con 9 e al terzo la Hapoel Ber, al quarto posto Australia Wayne con 2 punti. Nel gruppo D al primo il Nizza con 9, al secondo il Partizan con 9 punti, al terzo la Colonia con 8, al quarto lo Slovacco con 5 punti della Polonia. Ora sì, nel gruppo E ragazzi, la Dualkmar, la AZ Akman con 15 punti, al secondo la Dream Pro con 1 con 10 punti, poi al terzo posto Apollon Limonson con 7 e al quarto il Vaduz con 2 punti. Anzi, nel gruppo F al primo posto il Djurgården con 16, al secondo il Genk con 8, al terzo il Molde con 7 e al quarto posto lo Shark Rovers con 2 punti. Anzi, nel gruppo C, nel gruppo G il Sivasspor con 11, il Cluj con 10, al terzo lo Slavia Praga con 8, al quarto il Balcani con 4. Ma l'ultimo del girone, al primo posto c'è il Bratislava con 11, Bratislava! Poi al secondo posto il Basilea con 11, al terzo posto il Pinki con 6 e al quarto il Vilnius Žalgiris con 5. Beh ragazzi, il video termina qui ragazzi e ci vediamo contro al derby d'Italia in Juve Inter. Bene ragazzi, due sempre, forza Inter!